Ciao a tutti, ragazzi. Io e Picettino ci siamo presi un po' di tempo per analizzare un attimo il cavallo rosso, il numero 53 di Samuel Stern. È uscito infatti il 30 di marzo del 2024, al costo, scusate, al costo di 4,90 euro. Solito bonellide che trovate da anni in edicola. E un grosso, ma siamo nell'apocalisse. Questo giro, il protagonista è il coprotagonista della serie, diciamo la, il personaggio più ricorrente di spalla al buon Samuel, ovvero padre Duncan. E beh, onestamente sono molto perplesso, ma andiamo con rigoroso disordine. Partiamo dalla copertina, una copertina che è incredibile. A parte le, la sessualizzazione di Samuel, e non intendo soltanto per la nudità, ma proprio per quello che si vede, tra l'altro è una copertina molto impegnativa, molto osante, se mi passate il termine, perché al di là dei genitali esposti, al di là, della, al di, là di tutto, cioè è una copertina che infastidisce, ma nel senso buono del termine, se non sto dicendo che sia brutta, sto dicendo che è forte, perché comunque... Duncan è un prete, lo vediamo in versione prete, è ben visibile il collare, non so come si chiama quel vestito lì, l'abito talare insomma, quello che è, ed è ben visibile sopra questi teschi con questo angelo dove la cosa che a me ha inquietato di più di Samuel in versione angelo è la mancanza delle mani, cioè a me ha inquietato un sacco e ragazzi qui Piccione di Vincenzo e Tanzillo fanno un lavoro, mamma mia, ma, mamma mia, brividi copertina però non facile sia da assimilare ma anche da esporre perché mi ricordo che quando ho preso qua della mia edicolante era un po' titubante per via proprio di questo angelo che ricordava varie cose guardatelo bene insomma una copertina particolare ecco ci vuole coraggio una cosa che alla Bugs devo ammettere questa non è una leccata di culo ma lo penso davvero non è mai mancato quindi la Bugs come al solito si alza l'asticella e tanta roba, tanta roba, davvero, tanta, tanta roba. Non facile, forse un filo difficile, controversa, ma decisamente una copertina che fa quello che deve fare. Volete un colpo? Ce l'avete in pieno. Apriamo e abbiamo il nostro Gianmarco Gian, Gian Fumasori, scusate, che ci porta un po' a parlare un secondo di Luca Collezionando. Beh, purtroppo io non ci sono stato, mi dispiace un sacco, ma non si può essere ovunque e um, ai progetti nuovi quindi le due bibbie di Caglia e di Samuel Stern ancora non sono sicuro se lo comprerò o meno vabbè in questo momento non ho soldi quindi già sicuro non li compro ma se durano un po' nel tempo magari nei mesi a venire li recupero almeno quello di Samuel Stern, Caglia non lo so ancora, vediamo, Beh, insomma, cercherei tutte e due ma non subito ci fa vedere un po' insomma, ci spiegano un po' cosa sono Vediamo al numero che, che avete tra le mani, quindi ci spiega un po' anche il buon fumassori: che cos'è questo numero. E in più, ora abbiamo anche il riassunto che riprende gli ultimi avvenimenti. Perché, ragazzi, effettivamente, eh, eh, questa apocalisse è molto, molto caos, c'è tanta carne al fuoco, veramente tantissima. Questi riassuntini servono in maniera incredibile. Appunti dal Derryland: come al solito abbiamo degli appunti misticheggianti, non facilissimi da digerire, ma nemmeno brutti, onestamente. Quindi, abbiamo il solito Angus che scrive la solita paginetta criptica, ma a conti fatti in linea con la tematica o con la situazione o con il momento della storia che andremo a leggere. Quindi, assolutamente d'accordo e sensato tutto quello che vediamo. Arriviamo ai disegni, Leonardo Marcello Grassi. Non so che tu sia ragazzo, ma che hai tutta la mia stima. Disegni belli, non facili, anche perché c'è una Roma protagonista, io Roma non la vedo da millenni, però ragazzi è, è ben fatta, è ben costruita, c'è dentro, dentro tutto. C'è una realtà, una fisicità del luogo, una fisicità delle statue, dei teschi, degli ossari coinvolti e una fisicità delle persone. C'è un padre Duncan, protagonista assoluto e anche un po', diciamo, non propriamente amabile, soprattutto all'inizio. Un clero che viene raffigurato senza essere, diciamo, nominato ufficialmente, ma comunque raffigurato bene. Questa cosa delle statue, dei personaggi storici, sia associati alla regione sia fuori dal contesto religioso che appaiono, sono ben fatti. Cioè, ragazzi, davvero, io qui non ho problemi a dirvi che ha veramente un signor album molto ben disegnato, molto ben scritto, e ecco, quello ne parliamo dopo, anche se ci sono dei punti di domanda, e soprattutto è bello da vedere. È davvero bello da vedere. Faccio i miei complimenti e lascio la parola alle immagini. Perché qualunque po cosa possa dirvi io sarebbe riduttiva rispetto a quello che posso farvi vedere. Si sì, apro e chiudo parentesi qualche cliché con un po' tanti teschi e simbolismi di un certo genere. Ci sono, ma fa parte del contesto narrativo. Contesto narrativo fatto da Massimiliano Filodoro e Marco Savegnago. Allora. Narrativamente parlando, pensando a Duncan, è una storia particolare, una bella storia che ci porta un po' intanto a vedere Duncan, post visco il discorso di quello in cui si è inserito, a parlare di inquisizione, cosa che c'era nell'aria, no? A questo clero che... Ha un piano, ha comunque una situazione in mano. A, sta comunque guardando e valutando tutto quello che succede, perché comunque i demoni e tutta la situazione non sfugge di mano o non sfugge all'organizzazione più potente del pianeta, che non me ne voglia il Mossad. che Una volta si diceva che le cose le sapevano solo Dio. Il Mossad, ecco. Dio e i suoi emissari, in questo caso il clero. Che sono per me l'associazione a delinquere o meno, quello decidetelo voi, più. Forte, più diffusa e più potente del pianeta. Che cosa posso dirvi di più? La trattano in un certo modo. Un, ha una connotazione vagamente negativa, lo ammetto. Io ci ho letto questa negatività di fondo sul discorso clero, però potrei sbagliarmi, eh? forse perché parto prevenuto io. Duncan è nel mezzo. Duncan si trova a mettere in discussione tutto. Non è la prima volta che gli succede, ma qui davvero, ragazzi, arriva a fare un viaggio. Il discorso dell'Apocalisse, della rivelazione, un viaggio interiore che sarà interiore anche perché sarà svolto nelle viscere della città santa per eccellenza, ovvero Roma. Nelle viscere della città eterna, lui andrà nel cuore del clero. Passatemi il termine: fisicamente sottoterra, con questo viaggio quasi infernale con il suo Virgilio, tra virgolette, e. Ecco, e qui nascono i punti di domanda, cioè: mh, cosa effettivamente abbiamo letto? Come la incastro questo in questa enorme mutazione? Cosa è diventato Duncan dopo questa lettura? Francamente ancora io non mi so dare una risposta. Per quanto lui faccia una scelta io ancora non ho capito e non so ancora inquadrare come sarà il nuovo Duncan soprattutto in rapporto con un Samuel Stern. Un Samuel Stern che in questo albo non c'è. Non c'è Samuel Stern. Compare sotto forma di uh, visione e basta. Proprio è completamente eh, Duncan centrico. Ovviamente come al solito quindi... Prima di andare avanti è sempre bene ricordare che se non avete mai letto Samuel Stern questo album non fa per voi. Non ci capirete nulla. Non capirete dove siamo, non capirete chi sono i personaggi, non capirete niente. Recuperatevi degli altri albi, recuperatevi i due cartonati che sono usciti in libreria, recuperatevi i cofanetti delle annate, magari partendo dall'uno, ma lasciate stare questo album se non l'avete mai letto. Samuel, perché. È veramente ostico. Ed è ostico anche per chi Samuel lo legge dall'inizio. Secondo me è ostico pure per chi l'ha scritto, sto album È un qualcosa di molto forte. Quindi sto dicendo che non mi è piaciuto. No, sto dicendo che non riesco ad avere in mano un quadro generale. Questa Apocalisse sinceramente mi sta confondendo. È vero, ripeto, che dobbiamo arrivare ancora in fondo. Mancano ancora un tot di numeri, perché sono 12 numeri, questi qua dell'Apocalisse. Però ragazzi, davvero mi aspettavo una discesa, cioè mi aspettavo un, un picco di climax, però non ho ancora capito se ci siamo arrivati o meno. Quindi non lo so, è un tutto veramente molto, molto particolare. Vengono inseriti personaggi che compaiono, che hanno un ruolo che si esaurisce in, nella storia, ma che comunque devono dare un senso di di costruzione, come succede qui. Non lo so, ragazzi, veramente questo numero senza Samuel, con solo Duncan con una con questo viaggio mentale, fisico mentale, con questa presa di consapevolezza, con questi in un certo senso verità che si spalancano davanti a Duncan lui poi dovrà accettare, metabolizzare o non accettare, non metabolizzare. Insomma, questo è il suo compito. Ma le verità e le situazioni che gli si pongono davanti sono molto potenti. Quindi, ragazzi, posso dire che se volevo un albo spiazzante, se volevo aggiungere altro materiale al caos primordiale che ho qui dentro mentre leggo questa Apocalisse, sicuramente il Cavallo Rosso ha fatto il suo mestiere. Da adesso mi aspetto che si cominci a costruire l'unione di tutti questi fili che anche Duncan che ha avuto la sua apocalisse, ha avuto la sua rivelazione, ora si inserisca in maniera più attiva all'interno della situazione di Samuel. Un Samuel che sta come abbiamo visto nei numeri scorsi, venendo abbastanza sbatacchiata e sballottato come personaggio, come persona proprio, messo in discussione dalle fondamenta. È tanta roba, ragazzi. Non posso certo dire che questo albo sia il, il, il più meglio che abbia mai letto in tutto Samuel Stern. Ma ci sta perché, all'interno di un affresco più grande, costituisce un tassello su un personaggio cardine. Quanto questo tassello al momento abbia attecchito e al momento abbia dato un frutto ehm, forte, io ancora non lo so. Non riesco ancora a inquadrare la visione d'insieme e tantomeno la visione singola del Duncan attuale. Sicuramente ha dato un po' più di linfa e un nuovo status a Padre Duncan, questo sì. A conti fatti, ragazzi, sono molto, molto curioso mese dopo mese di vedere dove si sgarbuglierà questo enorme, questo enorme momento di intricati fili che si stanno unendo in Samoa Esterna. Il cavallo rosso è un altro nodo in questi fili, che invece di sentirsi sempre più sciolti, sempre più liberi, a me sembra che si stiano ingarbugliando. Quindi la cosa, al lato pratico, Rende frizzante l'idea di lettura perché più ingarbugli più mi aspetto che lo sgarbuglio diventi qualcosa di epico. E infatti lo ammetto: tanta confusione, tanti punti di domanda, tante scelte che al momento mi sembrano tra l'assurdo e il folle di quello che sto leggendo, ma proprio in virtù di questo ho molto hype per capire dove si andrà a chiudere, perché qua io ci vedo un po' un all in di casa esterna cioè stiamo ribaltando tutto stiamo buttando un grosso rinnovamento un'apocalisse ok? ma nell'altro senso per voi lettori che porterà a qualcosa di completamente nuovo quindi davvero tutta questa carne al fuoco con complici, numeri così come questo a me sta creando hype quindi Ripeto quello che ho detto all'inizio, casa Bugs per me oggi è forse la casa più coraggiosa che abbia trovato in edicola. Proprio in virtù di questo suo um, buttarsi anima e cuore e um, costruire, costruire un qualcosa con la capacità anche di demolire ciò che avevano prima, che era solido, molto solido, ma magari per ricostruire qualcosa di ancora più solido. Insomma, il cavallo rosso... È un albo totalmente inadatto a farvi entrare da zero nel mondo di soma esterna, totalmente pregno di eh, contenuto per quello che è l'apocalisse in corso. Tanti punti di domanda, tanto ingarbuglio, tanto, tanto aumento di, ehm, di condimento in questa pasta asciuttona apocalittica che sta sempre più diventando condita. Ora, però. Bisogna anche cominciare a dare delle forchettate per vedere se i condimenti girano. Io spero che adesso, pian piano, le forchettate comincino ad esserci e si vada in una direzione che indichi una via sul dove si sta andando a parare. Perché si sta mettendo tanta, tanta, tanto sugo su sta pasta. Ma vediamo se regge tutto. La mia fiducia c'è e prosegue. Cara Bax, un esperimento così nel mondo del fumetto da edicola mancava, mancava davvero da tanto, tanto tempo. Forse, ragazzi, la cosa più, forse le cose più simili che posso pensare per paragonata a questa apocalisse è stata l'era di Apocalisse degli X-Men: coraggio di chiudere tutte le testate e ripartire da uno con un universo completamente stravolto. Ecco, forse Samuel Sterne in questo momento ha preso a piene mani quel coraggio e lo sta facendo sulla loro testata. Che è ancora più coraggiosa perché non ha la base installata degli X-Men dell'epoca. Quindi, complimenti, Casa Bugs. In ogni caso, se comunque volete provarlo, ispirati dalla copertina o curiosi, nessuno ve lo vieta. Non so però quanto effettivamente riuscirete a cogliere. Il Cavaliere Rosso, comunque, è l'inedicola che vi aspetta.